Gentili ascoltatori, appassionati di calcio, buonasera da Giulio Delfino che vi parla dello Stadio Olimpico di Roma. Tra pochissimo scenderanno in campo le formazioni di Roma e Napoli per dar vita a questo attesissimo anticipo della sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Indubbiamente una sfida molto molto importante per capire ancora meglio cosa potrà accadere nel proseguo del campionato dopo la vittoria netta, limpida del Milan oggi sul Parma, un 4-0 che non lascia assolutamente discussioni e dubbi su quale sia in questo momento la squadra numero uno nel nostro campionato, ovvero il Milan. Milan che in questo momento ha 6 punti di vantaggio sul Napoli, 8 punti sull'Inter, anche se i nerazzurri rispetto al Milan hanno ancora 2 partite da recuperare, quella di domani sera contro la Juventus e poi a Firenze contro la Fiorentina mercoledì prossimo. E poi c'è la Lazio in questo momento staccata di 10 lunghezze e la Roma addirittura meno 13 dal Milan, anche se i giallorossi in questo momento hanno 2 partite in meno dei rossoneri, quella di stasera e quella che dovranno recuperare contro il Bologna il 23 di febbraio. Roma dunque all'ultima chiamata, il Napoli se dovesse perdere a meno 6 comunque resterebbe in corsa per il campionato, se la Roma invece dovesse perdere questa sera direbbe praticamente addio alle già residue possibilità di rientrare in corsa per lo scudetto. Rimessa in gioco fuori dalla squadra giallorossa che è stata già battuta, Vucinic parte sempre molto da lontano, scambio con Simplicio, ancora Vucinic, entra in area di rigore, pallone sul sinistro, il tiro, parata da parte di De Santis, palla gol per la Roma al 15° minuto con questa discesa di Vucinic servito da Simplicio, buco nella difesa a destra da parte delle Napoli, Vucinic è entrato in area di rigore da posizione seppur defilata, ha provato in diagonale, è stato bravissimo De Santis in uscita a bloccare il pallone. Attenzione al Napoli che entra in area di rigore, termina a Ramsic e qui ci sta il rigore, qui ci sta il rigore, rigore per il Napoli, rigore per il Napoli, è entrato in area di rigore Ramsic, è stato sgambettato da Juan, c'è stato un contrasto tra i due, inevitabile il calcio di rigore a favore del Napoli, l'assist di Lavezzi per Ramsic che è entrato in area di rigore ed è andato ad incrociare con Juan, c'è stato il contrasto tra i due, Ramsic è terminato a terra, tutto pronto per il tentativo di trasformazione del rigore a favore del Napoli. Cavani alla caccia del suo 19° gol in campionato, un gol che sarebbe importantissimo perché sbloccherebbe il punteggio in questa partita tra Roma e Napoli, parte Cavani, il tiro, palo, rete, anzi no, sì, rete di Cavani, incredibile, palo, palo e poi rete, protestano i giocatori della Roma, attenzione perché per un fallo forse su, no, protestano su Giulio Sergio, si è rientrato il pallone, ah certo, Cavani, palo palo, non può segnare Cavani perché non palo può palo dentro, non è può palo metterla. Palo, se il portiere non l'ha toccata è Cavani non può fondo. Metterla dentro e non può metterla dentro se è palo palo, se è doppio palo, però vedo che l'arbitro continua a camminare verso il centro, vediamo, palo palo, ma la palla sembrava una strana traiettoria, è entrata, incredibile quanto accaduto. Allora se è palo palo e poi Cavani la butta dentro non può essere gol, ma è rimessa dal fondo come giustamente dicevi a favore della Roma. Se invece il pallone è entrato in rete, a quanto pare ha colpito il palo di sinistra poi quello di destra, ma lo ha colpito internamente e probabilmente il pallone era già dentro prima di riuscire fuori e prima di essere ribattuto in rete da parte di Cavani. È veramente difficile valutare, solo l'assistente di linea poteva visto bene sotto gli occhi di Ranieri, rimessa in gioco a fuori della Roma, Ranieri che sta cercando di riorganizzare i suoi, in particolare credo stia dicendo qualcosa a Menez ma anche agli altri centrocampisti, batte le mani Ranieri, si abbassa come a dire forza, metteteci anche l'anima, il cuore, quello che vi resta, perché c'è davvero da dare tutto in questo finale per tenere ancora viva la speranza scudetto tra le file giallorosse, ma pian piano questa speranza sta praticamente svanendo perché i risultati parlano chiaro, la Roma si sta allontanando, si sta spegnendo da questa lotta per lo scudetto, ma rischia anche parecchio in zona Champions se continua su questo andazzo. Si è alzato Totti dunque per riscaldarsi e viene immediatamente richiamato da Ranieri, che evidentemente deve aver ascoltato anche il coro della curva sud e per non inimicarsi anche il pubblico di casa, Ranieri manderà in campo tra poco Totti, mentre Menez prova la conclusione con la respinta in calcio d'angolo da parte di De Santis. Si sveglia la Roma con questa conclusione di Menez, credo che sia la prima conclusione in tutto il secondo tempo, è arrivato al 29° della ripresa. Attenzione Lavezzi, posizione regolare, Lavezzi entra in area di rigore solo davanti a Giulio Sergio che esce, Cavani manda alto, incredibile,
il Napoli spreca la più ghiotta delle palle gol per il raddoppio. È un errore che può costare carissimo questo. Cross per Cavani e rete, il Napoli chiude l'incontro ed esultano non solo i 2000 tifosi alla nostra sinistra nello spicchio di tifosi del Napoli, ma si alza praticamente mezza tribuna Montemario, perché questo è un gol liberatorio per il Napoli che chiude definitivamente i conti. Improvviso cross dalla destra e Cavani in area di rigore ha deviato il pallone in rete. È lui il protagonista di questa cavalcata straordinaria del Napoli, è lui il giocatore che sta trascinando la squadra di Mazzarri verso un incredibile sogno. Napoli 2, Roma 0, lo Stadio Olimpico, doppietta di Cavani. 20 gol in campionato, questo è stato favorito da un inserimento di Cannavaro, a dimostrazione che è un Napoli che ha un gioco che non si fonda solo tra i tre davanti, d'altronde in questo momento non c'è l'Amsic, ma su un gioco corale collettivo che Mazzarri ha saputo mettere su. Un Napoli che veramente ha acquisito personalità e consapevolezza dei propri mezzi e probabilmente in questo momento si sente veramente l'anti-Milan. Napoli raddoppia allo Stadio Olimpico, ormai partita chiusa, anche se ci sono 7 minuti più recupero di tempo per la Roma, ma davvero mi sembra improbabile una rimonta della squadra giallorossa, anche perché lo avevamo già visto prima del raddoppio del Napoli, già il morale era sotto i tacchi, figuriamoci adesso. È una Roma che Carafa dice definitivamente addio ai sogni scudetto, e questo lo possiamo dare ormai con quasi certezza, anche se l'aritmetica dice che la Roma è in corsa, ma ormai sì, la crisi partita, è netta. C'è una partita pareggio con il Brescia. Pareggio con il Brescia in casa e due sconfitte, prima con l'Inter e poi con il Napoli, erano le due partite per il rilancio della Roma e sono arrivate due sconfitte. La seconda quasi è certa ormai, perché mancano solo 6 minuti per recupero e il Napoli in doppio vantaggio. Ecco il cambio, esce Cavani e vediamo gli applausi, sentiamo gli applausi dello Stadio Olimpico per Cavani. Solo i tifosi del Napoli ovviamente elogiano il numero 7 della squadra napoletana e stanno facendo festa i circa 4.000, possiamo dire forse anche 5.000 tifosi del Napoli, perché qui al gol e anche adesso che esce dal campo Cavani si è alzata mezza tribuna Montemario. L'hanno paragonato a Careca con una, diciamo, con un paragone che ci può stare. Cavani non ha ancora vinto quello che ha vinto il grande Careca, il Maradona, però questo Napoli in questo momento sta vivendo un sogno e probabilmente i tifosi napoletani stasera torneranno a Napoli con questa consapevolezza che la squadra è cresciuta e può affrontare queste sfide con questo ritmo, con questa personalità, può sperare veramente di contendere fino alla fine lo scudetto, diciamo alle milanesi, perché io credo che l'Inter comunque abbia la possibilità di rientrare. Niente da fare, una Roma assolutamente senza idee, è una Roma che si presenta agli ottavi di finale di Champions League nella peggiore situazione possibile, in piena crisi, possiamo dire tranquillamente, di identità e di gioco. Il Napoli conduce per 2-0 sulla squadra di Ranieri e si sta avvicinando l'ennesima vittoria che legittima il Napoli in zona scudetto, una vittoria questa che sarebbe molto molto importante come tutte le altre ovviamente del campionato, ma questo è un segnale importante che viene lanciato alla squadra di Mazzarri, perché la Roma fino a questo momento in casa non aveva mai perso e tra l'altro il Napoli non vinceva allo Stadio Olimpico da 18 anni, quindi momento anche storico questo per la squadra allenata da Mazzarri, che peraltro è la bestia nera di Ranieri. Dopo 18 anni il Napoli torna a vincere allo Stadio Olimpico di Roma e firma definitivamente questo successo, che vuol dire noi per lo scudetto ci siamo, perché una squadra che vince con tanta autorevolezza sul campo della Roma, seppur una Roma in crisi e che resta a 3 punti dal Milan alla 6ª giornata di ritorno, è una squadra che è in lotta per lo scudetto. A questo punto il Napoli non può più nascondersi, Carafa. Sì, e dobbiamo dire che non è solo il Napoli di Cavani che poi rappresenta il finalizzatore e che ha realizzato soprattutto il secondo gol con grande rapidità, con bravura come sa fare lui, ma è il Napoli anche di Gargano che ha fatto un gioco molto oscuro di movimento davanti alla difesa, il Napoli di Maggio che si è espresso benissimo sulla fascia e non a caso è entrato nel giro della nazionale, è il Napoli anche di Gregari che oggi hanno dimostrato di poter completare questa ossatura anche di quelli che sono entrati dopo, che ha poi in Cavani, in Lavezzi che oggi non è stato eccezionale ma ha fatto un lavoro di movimento anche lui, ed è Amsic l'espressione migliore, l'espressione tecnica migliore, ma ripetiamo, è un Napoli che finalmente ha dimostrato di essere una squadra molto compatta, molto completa, che ora va dalla parte della curva occupata dai suoi tifosi a ricevere il giusto applauso.